Oggi è il Cyber Internet Day per l'uso consapevole degli strumenti informatici e la giornata contro il bullismo nelle scuole, il cui simbolo è un nodo di colore blu ed è per questo motivo che siamo tutti vestiti di blu. La nostra scuola aderisce in pieno a questa iniziativa e la promuove. Molti di noi si staranno chiedendo perché siamo qui oggi. Staranno pensando tutti che siamo qui solo per farvi perdere un quarto d'ora di lezione, ma non è questo il motivo. Siamo qua per denunciare un fenomeno che si sta divulgando in molte scuole. Questo fenomeno è il bullismo, che consiste nella presa di mira di uno di noi, che viene persistentemente nel tempo picchiato, insultato, provocato, oppure riceve dei messaggi provocatori. E basta un solo messaggio per ferire profondamente uno di noi. Ma bisogna ricordarci che non bisogna farsi schiacciare dal peso delle parole e delle azioni, perché possiamo alleggerire tutto questo peso con l'ironia, che può sempre risolvere tutto. Chi è il bullo? Il bullo è colui che con ogni mezzo cercherà di ferirci sia fisicamente che mentalmente. Fisicamente con le botte e mentalmente con gli insulti che ci faranno abbassare l'autostima. Il bullo ti umilia, ti maltratta, ti colpisce nei punti più deboli. Il bullo utilizza il gruppo per nascondersi e danneggiarci ancora di più. Gli spettatori sono coloro che, davanti a un episodio di bullismo, contribuiscono all'azione dell'artefice, ovvero il bullo, e la elevano a un grado peggiore, più forte e più letale, ovvero insultano, umiliano, deridono la vittima in tutti i modi e le causano un danno ancora peggiore. Ma se invece gli spettatori si trasformassero in quelle persone che, davanti a un episodio del genere, aiuterebbero la vittima e farebbero capire al bullo che sta sbagliando, però nel modo corretto, ovvero senza la violenza. Questi sono gli amici e sono la parte migliore e sono la parte più bella del bullismo e sono quelli che possono risolvere tutto. E poi c'è la vittima, che è la persona che viene presa di mira dal bullo e derisa dagli spettatori nei modi peggiori possibili. E spesso la vittima è colui o colei che si isola da un gruppo per stare un po' da solo e per questo diventa preda facile dei bulli. E se sei vittima di bullismo bisogna subito comunicarlo ad amici, parenti o anche insegnanti che possono aiutare a superare questi momenti. Quando si è in rete, online, sia col telefono o col computer, controllate che sui link in cui andate ad accedere ci sia la sigla HTTPS, in modo da essere sicuri che il sito sia controllato. La vera forza è di chi aiuta un compagno in difficoltà e non di chi se la prende con chi è più debole. Quando una persona è in difficoltà, se sei forte la aiuti, se sei debole la prendi in giro. Vogliamo concludere con una domanda a cui ognuno di noi deve rispondere. Chi sono io? Un ragazzo debole che se la prende con i più deboli per sentirsi più forte o sono talmente forte per aiutare chi è più debole di me? Insomma, sono un vigliacco o un ragazzo di carattere forte? Ciascuno di noi deve rispondere con la massima onestà, anche perché non sarebbe giusto mentire a se stessi. Non sa nemmeno chi sei, devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguali a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti dimostro che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli
Vincerà, l'amore, amore.